più forte da valutare. Quando abbiamo analizzato il distretto 18 nei maschi, abbiamo visto che il confronto verso Genova ci porta ad avere questo valore di significatività statistica, quindi un rischio, diciamo, maggiore nei maschi quando il confronto viene fatto verso Genova per le leucemie mieloidi. Nelle femmine la leucemia mieloide non si conferma come eccesso, ma ci viene dato come eccesso la leucemia linfatica quando sempre il confronto viene fatto verso Genova. Verso ASL non si registra nessuna differenza statisticamente significativa. Il distretto 19, vi ricordo, è la Val di Magra, balza all'occhio questo, nei maschi questa differenza statisticamente significativa per quanto riguarda il sistema nervoso centrale quando il confronto viene fatto con Genova. Invece il confronto con ASL non c'è differenza. Quando analizziamo le femmine, che cosa troviamo? Troviamo sempre il sistema nervoso centrale, vedete le barrette che iniziano al di sopra del valore 1, quindi c'è un eccesso sicuramente tra nelle femmine, sia quando il confronto viene fatto verso Genova che verso ASL, per quanto riguarda il sistema nervoso centrale. Poi nelle femmine troviamo anche l'eccesso per quanto riguarda le leucemie linfatiche quando il confronto viene fatto verso Genova. Poi vi avevo detto che abbiamo fatto anche l'analisi dei comuni verso la media di ASL e che cosa emerge dall'analisi geografica. Vi faccio vedere quelle cartine che ha fatto vedere prima la dottoressa Baldi, e questo è l'indicatore, diciamo, di incidenza, che è l'FBE, e come vi ha detto lei è un indicatore che tiene conto del rumore di fondo e mette maggiormente in evidenza il segnale epidemiologico e quindi tiene conto della variabilità presente tra comuni vicini. E questo vi faccio vedere solamente le cartine in cui c'è un eccesso significativo, perché nelle altre c'è una distribuzione abbastanza omogenea su tutto il territorio dell'ASL, e invece per quanto riguarda questi tumori c'è questo eccesso che viene registrato, ad esempio per il sistema nervoso centrale si registra nell'area, diciamo, della Val di Magra, e nella cartina sulla vostra destra c'è la probabilità che questo valore dell'FBE, che rappresenta il rischio, c'è la probabilità che effettivamente questo valore sia superiore al valore 1. E qui ad esempio abbiamo per questi territori sicuramente una probabilità che questo valore possa essere superiore al valore 1 nel 60, per una probabilità che va dal 60 all'80%. Questo per il sistema nervoso centrale negli uomini. Per quanto riguarda il sistema nervoso centrale nelle donne, anche qui si vede questa diversa distribuzione e questo diverso rischio, diciamo, di questa zona, e sulla destra c'è la probabilità che in certi casi maggiore dell'80% che questi valori che io trovo dell'FBE possano essere superiori al valore 1. Questo abbiamo preso il totale delle leucemie e negli uomini, e si vede appunto questa distribuzione non omogenea nella vari comuni della ASL, ma particolarmente, diciamo, più marcata nella zona della Val di Vara. Questa è la probabilità che questi valori possano essere effettivamente superiori al valore 1. Questo è nelle donne, ecco, ve l'ho fatta vedere per vedere la differenza. Nelle donne invece sembra che questa distribuzione sia meno evidente, meno marcata, e la probabilità, questa è espressa, diciamo, questa cartina esprime la probabilità di che questi valori siano effettivamente questi reali. Quindi, passando alle conclusioni,
diciamo che il confronto che abbiamo effettuato ASL verso Genova ha evidenziato questi eccessi di rischio per la leucemia in entrambi i sessi e per il sistema nervoso centrale negli uomini. Per tutte le altre sedi non abbiamo registrato